Fai Muay Thai e hai mal di schiena? Fai questi esercizi. Ciao a tutti, io sono Claudio e in questo video ti voglio dare degli esercizi pratici da fare quando hai mal di schiena, perché magari la pressione degli allenamenti è un po' più alta del solito, oppure può essere che hai fatto dei movimenti sbagliati durante l'allenamento. È importante dire una cosa: io non sono un medico, non sono un osteopata, non sono un fisioterapista. Condivido con te la mia esperienza, quindi ti faccio vedere gli esercizi che io in prima persona faccio quando ho mal di schiena. Altra cosa importante da dire, che dico qua e ribadisco per tutti i video del canale: io non sono il portatore della verità. Cristo è risorto! Io condivido la mia esperienza, ok? Non sono un campione del mondo, ho fatto delle gare, ho fatto dei combattimenti, li continuo a fare, ma non sono il portatore della verità della Muay Thai. Non esistono portatori di verità, ok? Esistono persone che condividono le proprie esperienze e io qui sto condividendo la mia esperienza. Lungi da me fare il guru. Domani alla stessa ora di uscita di questo video ne uscirà un altro con... non mi ricordo più di che cosa parliamo, te lo dico subito. Ah, domani esce un video con delle combo con l'utilizzo del calcio frontale avanti. Non è vero, con l'utilizzo del calcio medio avanti. Ieri abbiamo studiato i tre diversi modi per portare il calcio medio con la gamba davanti. Domani ti do delle combinazioni per utilizzarli, per metterli in pratica. Quindi, se non te li vuoi perdere quei video, questo video, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti né quello né i prossimi che usciranno. Mi raccomando, ora vai subito a scrivere nei commenti se hai mal di schiena, se ti capita di avere mal di schiena quando fai gli allenamenti di Muay Thai o quando finisci gli allenamenti di Muay Thai, e scrivimi che cosa stai facendo adesso per farti passare questo mal di schiena. Che dire? Sigla! Allora, il primo esercizio che consiglio di fare è quello di andare a prendere con le mani le punte dei piedi, ok? Per farlo questo esercizio lo suddividiamo in tre passaggi, perché ad esempio io, se adesso mi mettessi a cercare di andare a prendere le punte dei piedi, probabilmente, se va bene, arriverei alle caviglie. Quindi lo facciamo in tre fasi. La prima fase è quella di piegare i piedi uniti, ovviamente, ok? Mi metto frontale, metto di lato e metto dall'altro lato, piedi uniti, piego leggermente le ginocchia e vado a prendere le punte dei piedi, ok? Ok, e mantengo questa posizione per una trentina di secondi. Da qua, una volta che abbiamo tenuto 30 secondi, che cosa facciamo? Cerchiamo di raddrizzare il più possibile le gambe. È normale che le vostre mani non rimangano più a terra, ma si tendono ad alzare, come sta succedendo a me. Questa è una vera manna, ragazzi, per la parte bassa della schiena. Per chi come me soffre tantissimo questa parte. Qui respirate, mi raccomando. Respirate dal naso, buttate fuori l'aria. Quando buttate fuori l'aria, cercate di abbassare, di scendere. Una cosa importante è quella di non fare mai saltelli quando si fa stretch, perché è come tirare un elastico, prima o poi si strappa. Quindi una volta che avete allungato, mantenete la posizione, eh? Ok, per salire pieghiamo le ginocchia e piano piano saliamo. Fatelo piano piano, una volta ho visto un ragazzo rimanere bloccato a terra. Il terzo passaggio di questo esercizio abbiamo visto con le ginocchia piegate, raddrizzandole. Ora teniamo direttamente le ginocchia e le gambe dritte. Andiamo a prendere la punta dei piedi. In questo modo, se prima non riuscivate a scendere fino alle punte, io ad esempio non ci riesco lo stesso, ma sicuramente riuscite ad andare giù più di prima facendo i due passaggi precedenti. Guardate, ci arrivo, incredibile. Tenendo le gambe dritte. Anche qua tenete in 30 secondi. Pieghiamo le gambe e saliamo. Ok amici, altro esercizio che a mio dire è una manna per la parte bassa della schiena. Io la soffro tantissimo questa parte. Quindi che cosa facciamo?
ci mettiamo in questa posizione, piedi appoggiati, mani appoggiate, e facciamo dei profondi respiri. E mentre inspiriamo, cerchiamo, gonfiando i polmoni, di portare il più possibile vicino a terra la schiena, perché può essere che una parte della schiena rimanga alzata, ok? Magari avete qualche problemino alla schiena e può essere che non è drittissima e la schiena rimane un pochino alzata. Quindi l'esercizio che facciamo adesso e che io faccio spesso quando ho mal di schiena è quello di, con la respirazione, cercare di portare la schiena attaccata al pavimento. Questa per me è una manna, raga. Ok, ora saliamo sulla parte alta della schiena. Spesso a noi fighter capita di avere delle brutte contratture dietro al collo, dietro alla scapola, perché utilizzando i pugni può succedere che a volte facciamo dei movimenti che non vanno bene, allunghiamo troppo e quindi si formano quelle contratture. Che esercizio faccio io per farle passare solitamente? Da questa posizione non faccio nient'altro che alzare il culo, alzo il sedere e la schiena e mantengo questa posizione, mi permette di allungare bene il collo per un 30 secondi. Questo è perfetto, questo esercizio, per far passare le contratture al collo. Poi se avete le contratture lì, una cosa buona che potete fare, e io faccio spesso, me l'ha consigliato il mio osteopata, è quella di mettere su una borsa di calore, perché la contrattura si deve sciogliere. Ok, un'altra variante di questo esercizio più mirata è quella di fare la stessa cosa, quindi alzare sempre il sedere, la schiena, andare sulle spalle praticamente, e alzare una gamba per volta, tenerla pure dritta, e qui manteniamo un 30 secondi anche qua. Okay, lo facciamo da una parte, scendiamo, appoggiamo tutta la schiena e lo facciamo anche dall'altra parte, ok? Tanto lo sto facendo anch'io che un po' di dolorini li ho. Ok, ecco, un altro esercizio che io ritengo molto utile è quello di andare vicino a una parete. Se non avete i tatami, mettete un tappeto, degli asciugamani piegati, e fare cosa? Da qua portiamo il sedere bello vicino al muro, poi oppa, gambe alte, schiena appoggiata a terra, e manteniamo questa posizione anche per un 5 minuti. Io questo lo faccio spesso fino all'allenamento, perché mi permette di scaricare totalmente le tensioni, urca che bello, della schiena. E questa, ragazzi, è veramente una manna. Io un 5 minuti vi consiglio di farlo, di farli tutti e molto vivamente, ok? Urca che bello, che bello, che bello. Va bene, ultimo esercizio che vi faccio vedere oggi, da fare sempre utilizzando una parete. Ci mettiamo a gambe divaricate, diciamo altezza spalle, di fronte al muro. Allunghiamo le braccia sempre all'altezza delle nostre spalle, ok? Così, cercando di tenere il più possibile la schiena dritta. E da qua che cosa facciamo? Da qua portiamo il più possibile indietro il sedere, cercando di mantenere la posizione, come se ci fosse un cordino da qua che mi tira. Non cado. Ok. Allunghiamo, allunghiamo, allunghiamo il più possibile. E da qua che cosa facciamo? Sempre mantenendo questa posizione, quindi mani ferme, piedi fermi, raddrizziamo la schiena. E ora, guarda, senza accorgermi ho alzato le braccia, bisogna tenere l'altezza delle spalle. Raddrizziamo la schiena e saliamo sulle punte, il più possibile, il più possibile in alto. Mi raccomando la respirazione, eh. Ok, amici, ve lo faccio rivedere. Quindi, gambe divaricate, altezza spalle,
larghezza spalle, mani in avanti appoggiate contro il muro. Da qua che cosa faccio? Vado indietro col sedere come se mi tirasse un cordino, ok? Poi mi raddrizzo e salgo il più possibile, sempre stando attento alla respirazione, eh? Ok, io spero che questo video ti sia piaciuto. Non mi resta che spronarti a scrivere nei commenti se già fai qualcuno degli esercizi che ti ho fatto vedere in questo video. Se non la fai, ti consiglio di iniziare a farlo subito e di scrivere che cosa stai facendo in pratica per far passare il mal di schiena. E nulla, ci vediamo domani alla stessa ora di uscita di questo video per il video dedicato alle combinazioni con l'utilizzo del calcio medio avanti. Ciao e a domani! Thank you very much.